Allora, intanto saluto Marco Girardo, caporedattore economia di Avvenire. Grazie per essere ancora con noi, Marco, ben trovato. Grazie, bentrovati a voi, grazie dell'invito. Allora, Marco, ecco, partiamo da questa ultima cosa che ho detto per capire tu cosa ti attendi dalle mosse delle banche centrali. Tu credi che forse gli interrogativi principali potranno essere risolti, quindi i nodi saranno sciolti con l'avvio della stagione autunnale a settembre, o qualche indicazione arriverà anche prima? Indicazioni intendo dire di rilievo, sai, no? Che potrebbero muovere poi le mosse, scusa, non muovere, indirizzare le mosse degli investitori. Io, guarda, sono abbastanza d'accordo con te, credo che sia gli investitori, sia anche gli operatori dell'informazione vorrebbero, desidererebbero avere qualche indicazione in più già dalla board della Fed di domani, dal Comitato Centrale Esecutivo del FONC, anche per andare in vacanza tranquilli, perché ci siamo abituati negli anni passati quando sono stati momenti di crisi, ricordiamo, scoppiano sempre d'estate, no? Fine luglio, inizio agosto, storicamente c'è questo dato che ci fa un po' tremare i polsi. Io credo che non arriveranno delle indicazioni precise. Credo che ci sarà l'appuntamento di Jackson Hole, magari a dare qualche indicatore più dirimente rispetto alla possibilità di avere un autunno sotto controllo, perché dobbiamo partire dai dati che abbiamo a disposizione. I dati che abbiamo a disposizione è una situazione anomala quella che stiamo vivendo. Citavi giustamente il fatto che le trimestrali americane stanno dando dei risultati migliori delle attese, ma c'è di oggi il dato, per esempio, del National Bureau of Statistics, della Cina cinese, per cui le grandi imprese manifatturiere cinesi stanno realizzando in media nel primo semestre dell'anno profitti superiori del 65%, ovvero che si parte dallo scorso anno, che era condizionato anche in Cina dalle evento pandemico, ma tuttavia c'è un fortissimo recupero dell'economia reale, soprattutto della manifattura in tutto il mondo, e questo si porta dietro l'aumento delle materie prime, dei costi delle materie prime e il rischio di inflazione. Credo che questo interrogativo, se l'inflazione sia da considerarsi strutturale o meno, nemmeno domani dall'incontro della FONC verrà risolto, quindi non ci Certo. sarà un'indicazione precisa in tal senso, per cui dovremmo, credo, abituarci ad andare in vacanza, per chi insomma potrà andare in vacanza in agosto con il cellulare magari acceso, perché siamo nella situazione in cui basta che si accenda una miccia da qualche parte e la situazione è potenzialmente esplosiva. Assolutamente sì, altro tema, beh, poi intanto il cellulare acceso ce l'abbiamo sempre, quindi non credo che costi Ahimè. fatica, lo so, ahimè, però insomma siamo connessi totalmente. Per chi se lo può, hai toccato un tasto dolente, per chi si può permettere le vacanze, perché abbiamo anche visto con anche approfondimenti che abbiamo fatto sulle fonti TV che sono molti in realtà gli italiani che non andranno in vacanza quest'anno a causa da una parte della paura ancora legata all'emergenza sanitaria, dall'altra proprio a problemi economici, perché naturalmente con tutti questi interrogativi poi a cascata si va sull'economia reale, quindi di conseguenza si percepisce un po' questa incertezza per il futuro. Il PIL americano. Altro dato importantissimo della settimana che si unisce un po' alle considerazioni che verranno fatte da Jerome Powell, che è visto peraltro in crescita all'8,6%, dati che ci portano a una situazione, forse ne avevo parlato anche con te in altre occasioni, situazione assolutamente diversa tra l'economia reale, in questo caso più reale americana e quella europea, così facciamo anche un po' un confronto, Marco. Beh, se prendiamo a paragone per esempio l'Italia, è possibile che l'economia americana cresca il doppio di quanto cresce quella italiana, ad esempio, che tra l'altro nel secondo trimestre dell'anno si avvia ad essere una delle migliori economie europee, no? Con un tasso di crescita che quest'anno potrebbe addirittura attestarsi per l'effetto trascinamento vicino al 5%, che è un livello che non vediamo da almeno 30 anni a questa parte. No? Effetto ovviamente dello scorso anno, però comunque un livello considerevole. L'economia americana potrebbe addirittura andare verso il 9%, quindi parliamo di una crescita veramente poderosa, sulla quale, come continuano a indicare tutti i centri studi, tutti gli analisti, ma anche i miei più avveduti degli asset manager, comunque c'è presente l'incognita della variante Delta, soprattutto, ma delle altre possibili varianti, quindi il proseguo della campagna vaccinale, delle possibili misure di restrizione, tra le quali l'introduzione anche forse nel nostro paese
di misure più restrittive, il Green Pass per alcune attività economiche, per la scuola, si sta discutendo appunto di rendere tra l'altro obbligatorio per gli insegnanti, forse per gli Sì. studenti superiori ai 12 anni e via dicendo. Quindi ci sono degli elementi che potrebbero far sì che questi tassi di crescita che abbiamo visto nel secondo trimestre dell'anno, in particolare anche nel nostro paese, in Europa in generale e soprattutto in America, come giustamente ricordavi tu, potrebbero essere riviste a ribasso per questi fattori di freno potenziali. Detto questo, bisogna tener conto che poi abbiamo anche una crescita favorita da un accumulo poderoso comunque del debito, no? Perché siamo in una situazione di tassi negativi, addirittura di tassi reali negativi, per cui per esempio molti osservatori e molti asset manager iniziano a ricordare la situazione dell'89 in Giappone, quando si registrava ad esempio proprio sulla scorta di una grande, poderosa emissione di liquidità della banca centrale, quindi di debito, insomma, dentro il paese, ricordavo quei due fattori che non sono più poi verificati nel successivo ventennio perduto del Giappone, cioè valori immobiliari al top e sostanzialmente valori azionari, il rapporto prezzo-utili delle azioni al top, mai visti prima, non sono mai più raggiunti quei valori. Allora, nel resto del mondo, negli Stati Uniti e anche in Europa, siamo in certe circostanze vicine a questa situazione, no? Un disallineamento, disaccoppiamento tra i mercati finanziari e l'economia reale, con rapporti prezzi utili che sono non ai massimi storici, ma vicini ai massimi in molti settori, con una bolla del mercato immobiliare che comincia a rifarsi sentire in molte città, e questo potrebbe, in molte zone, in molte città, e questo potrebbe costituire un elemento ulteriore di rischio, tutto legato al contenimento dell'inflazione e a quanto le banche centrali assicureranno ancora politiche accomodanti. La scorsa settimana la BCE lo ha garantito ulteriormente, e per questo sarà importante capire quello che dirà domani la Fed rispetto a questo Sì, tema, no? Se consideri sì. ancora l'inflazione strutturale oppure la consideri ancora un fattore Transitorio, temporaneo. esatto, transitorio temporaneo. Economia e Green Pass, questo tema prima di salutarti Marco, perché so che tra poco avrai la riunione consueta di redazione, magari ci darai anche qualche anticipazione sui temi che tratterete, credo che saranno questi, sul numero di avvenire per quanto riguarda l'economia. Vantaggi e svantaggi per capire un po' quello che potrebbe succedere anche alle imprese. Do subito la parola a Valentina, ricordando quello che hai ricordato poco fa tu, che proprio in queste ore si sta valutando eventualmente l'obbligo introdurre obblighi per quanto riguarda la scuola, c'è cioè anche i vaccini, proprio per evitare che ci siano i contagi e per favorire insomma la scuola in presenza, perché poi con la DAD si sono creati un po' di gap che difficilmente verranno risolti. Ecco, quello dell'obbligatorietà è un tema caldo. Allora, sul Green Pass, Sì, Valentina. esatto, per appunto approfondire il discorso, non solo la scuola e il settore pubblico, ma poi ecco, tiene banco anche l'obbligatorietà del Green Pass nel settore privato, nelle aziende, il destino dei lavoratori Novax, perché ci sono dei giuslavoristi che stanno aprendo alla possibilità insomma, di penalizzare i lavoratori Novax, mandandoli insomma, a svolgere un altro compito, oppure appunto facendoli restare a casa con anche un ridimensionamento tra l'altro delle entrate, quindi dello stipendio. A proposito di questo, Fico, il presidente della Camera, ha detto attenzione perché le forzature sono sempre uno sbaglio. Vorrei sapere insomma la tua posizione, le forzature sono sempre uno sbaglio, come dice Fico, o in realtà vista insomma la condizione, la necessità, vedi insomma l'introduzione del Green Pass obbligatorio una misura necessaria? Allora, guarda, parliamo ovviamente qui di impressioni personali. Dal mio punto di vista, diciamo, per quel che riguarda la scuola, si citavano prima i dati disarmanti dei test INVALSI lo scorso anno, che sono stati il risultato in molte regioni d'Italia di una DAD che è stata più prolungata rispetto a qualsiasi altra regione d'Europa, quindi questo è un serio problema, e considerato che l'istruzione e la formazione è il capitale intangibile più importante per garantire la crescita di un'economia sul lungo termine, dal mio punto di vista l'introduzione, l'obbligatorietà magari per gli insegnanti e forse anche per gli studenti delle superiori potrebbe essere un elemento per garantire la possibilità di non avere il prossimo anno una didattica a distanza così invasiva e così pervasiva all'interno del contesto scolastico. Per quel che riguarda le imprese, credo
che ci saranno delle pressioni e anche delle scelte di tipo contrattuale, soprattutto all'interno delle grandi imprese, quindi diciamo senza che arrivi l'obbligatorietà da parte dello Stato, per guadagnare un vantaggio competitivo dal fatto di introdurre in accordo con i lavoratori, magari un accordo di secondo livello o di terzo livello, cioè a livello aziendale, l'introduzione del Green Pass per garantire la stabilità all'interno dell'attività lavorativa dell'azienda. Quindi credo che sarà su pressione dello stesso mondo produttivo che si arriverà a creare una situazione per cui molti grandi gruppi, soprattutto e alcune anche medie aziende, si porteranno avanti e cercheranno di introdurre il Green Pass in maniera volontaria, non imposta, per avere un vantaggio competitivo. D'accordo, adesso ti lasciamo andare Marco. Certo, questo però potrebbe cambiare un po' anche tutta la logistica delle imprese, no? Perché poi bisognerà mettere sulla bilancia i pro e i contro, vantaggi e svantaggi, poi ne parleremo magari in modo più puntuale quando avremo tutte le norme definite, perché ancora mancano dei punti. Però chiaramente questo potrebbe penalizzare alcuni settori ulteriormente, sei d'accordo? Assolutamente sì. Da qui diciamo il compito difficilissimo di chi dovrebbe coordinare diciamo, Ah sì. questo tipo di decisioni a livello centrale senza imporle, ma suggerirle con quella che viene definita una spinta gentile per far sì che non si creino troppi divari. Spinta gentile non mi dispiace, te lo rubo, lo userò però sempre segnalando che il copyright è tuo, Marco. Allora, grazie, ti lascio alla riunione di redazione, naturalmente ti seguiamo su Avvenire e a presto anche sulle fonti TV, grazie mille. Grazie a voi dell'invito, è sempre un piacere.